Il boato, una nuvola di polvere e calcinacci e poi le urla. È di 2 morti e 13 feriti, di cui 7 bambini, il bilancio del crollo del ballatoio nella Vela Celeste nel quartiere di Scampia a Napoli, avvenuto intorno alle 22:30 di ieri. Le vittime e i feriti apparterrebbero tutti alla stessa famiglia. A perdere la vita sono stati Margherita Della Ragione, 35 anni, morta in nottata dopo un arresto cardiaco sopraggiunto a causa dei gravi traumi riportati, e Roberto Abruzzo, 29 anni, morto sul colpo. Gli altri adulti feriti, alcuni dei quali in codice rosso, hanno tutti un'età compresa tra i 23 e i 34 anni. I 7 minori hanno riportato traumi e contusioni, tra loro 2 bambine ricoverate in rianimazione. Secondo i vigili del fuoco non ci sarebbero altre persone sotto le macerie. Dalle prime ricostruzioni è emerso che a cedere è stato il ballatoio del terzo piano, che nella caduta ha coinvolto anche quelli dei piani sottostanti. La Vela Celeste è una delle ultime strutture simboliche di Scampia dopo l'abbattimento delle altre 6, tutte costruite tra il 1962 e il 1975. E proprio lo scorso aprile era stato annunciato un piano di rigenerazione urbana. Al momento tutta l'area interessata dal crollo è stata evacuata e sui ballatoi è stato disposto un divieto di transito. Circa 800 persone sono state sgomberate dall'edificio, di cui almeno 300 minori. Sulla tragedia la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta.